Buongiorno a tutti e bentornati nella mia cucina tutta rosa. Qui per voi sempre Jess e direi di partire subito con la nostra rubrica di oggi. Quindi, cosa c'è di stagione? Beh, di stagione tra maggio e giugno si possono mangiare dei deliziosi fagiolini ed è per questo che vi propongo un'insalata di fagiolini. Guardiamo subito tutti gli ingredienti, quindi fagiolini, patate novelle, feta, pomodori pachino, delle uova, se volete in alternativa anche uova di quaglia, basilico, olio extravergine d'oliva, sale e aceto balsamico in glassa. Allora, io ho già bollito le nostre patate, quindi partiamo invece con i fagiolini, mettiamo un goccio d'olio, che però qua era chiuso, ok, un goccio d'olio, poi dipende se li volete fare light o se volete dargli un po' di sostanza in più, perché al posto dell'olio ovviamente potete mettere una noce di burro. Sono già lessati. Quindi andiamo semplicemente a spadellarli leggermente in padella. Aspettiamo che l'olio diventi leggermente caldo. E io, per esempio, personalmente metto sempre degli odori a dare un sapore in più ai fagiolini, in questo caso ovviamente il basilico. Quindi andiamo a selezionare anche qualche fogliolina. Mettiamo già nell'olio così da aromatizzare ancora meglio il. Non vedo quello che mi serve, quindi per il momento prendo un cucchiaio. Perfetto, andiamo a mettere i fagiolini. E li andiamo a saltare leggermente, perché sono già ovviamente cotti, nell'olio. E il basilico. Ok, nel frattempo stavo già scaldando l'acqua. Portando a ebollizione per fare le uova sode. Ok, allora le uova sode mi metto il timer perché ci vogliono all'incirca 12 minuti. Andiamo a salare leggermente. Diciamo che è un'insalata fresca, ma comunque a me piace ogni tanto dare delle diverse consistenze al piatto che si sta mangiando. Anche perché il fagiolino lesso, cioè solo lesso, è banale, quindi diamoci sempre un motivo in più di mangiare, no, ai nostri piatti. Allora, qua abbiamo fatto, quindi li andiamo a mettere qui. Dopodiché andiamo a tagliare le patate. A cubetti, a strisce, larghi, come vi pare. Io
Per essere pratica, taglierò in quattro. Le vado a mettere qui per condirle. Ecco, per esempio, una cosa che adoro e mi ricorda la mia infanzia sono le patate bollite con olio, sale, aceto di vino bianco e qualche foglia di basilico. Cioè, io da piccola andavo matta per queste patate fatte così, e puntualmente poi le mangiavo sempre d'estate, non era una cosa che mangiavo d'inverno. Ok. Allora, olio. Un pizzichino di sale. E anche qua andiamo a mettere qualche fogliolina di basilico. Anche perché ormai siamo quasi nel pieno, non nel pieno dell'esame, ma nel pieno della stagione dove andiamo a mangiare tutte cose belle fresche. Quindi il basilico io lo metterei ovunque. Le poggiamo lì, sciacquo le mani e andiamo invece a tagliare i nostri pomodori pachino. Allora, li rilavo meglio. Ok, prendo un piattino perché li voglio anche comunque condire leggermente prima. Li taglierò in quattro. Quindi comunque questa è una ricetta molto facile e veloce, a parte i tempi, dei fagiolini e delle patate. Che poi, per esempio, ecco, vabbè, le patate per forza vanno bollite, come l'uovo se si vuole, l'uovo sodo. Ma i fagiolini, se ovviamente li prendete freschi dal mercato, potete metterli come ho fatto io in padella, precedentemente un goccino d'acqua, tipo un mezzo bicchiere, così andiamo un po' a creare
creare l'effetto vapore e ammorbidire comunque il fagiolino, e poi andremo a saltarli con dell'olio, del burro e qualche spezia o odore, e così da appunto mantenere la croccantezza. Allora, andiamo a mettere pure qua il basilico. Un po' di sale, ok, allora. Inizio già a prendere il piatto perché questa ricetta ha sicuramente un bel impiattamento da poter creare, quindi io partirei dalla base, che sono i nostri fagiolini. Qua e là qualche cubettino di patate, i pomodori e poi sopra la feta, ovviamente l'immancabile glassa di aceto. Se invece volete fare un'altra cosa, sempre molto anche da buffet, no? Potete sicuramente prendere una bowl dove andrete a mettere patate, pomodori e fagiolini, li mischiate tutti insieme e poi li potete al momento, insomma, di servire o di metterli a tavola, potete mettere le uova sode sopra e la feta o sbriciolata o tagliata a cubetti. Quindi ci sono comunque un po' di alternative. Allora, voglio controllare il timer. 1 minuto e mezzo per le nostre uova. Intanto, ma sì, dai, mischiamoli. Allora, che poi ecco, questa ricorda anche leggermente la famosa insalata Niquoise, quindi dove abbiamo le acciughe, le uova, il tonno, però questa è una, diciamo, rivisitazione anche un po' più light e estiva. Anzi, che vedendolo così, probabilmente vi faccio due versioni di impiattamento, quindi mettiamo un po' di fagiolini. Ecco le uova, ci siamo. Allora, le lascio ancora qualche istante. Ok.
Ok. Allora, voglio pulire leggermente il piatto. Prendiamo la feta, la taglio a cubetti, ora andiamo a mettere sotto acqua corrente le uova sode. Così raffreddandole sarà più facile togliergli il coccio. Ok, allora mi metto qui. Io avevo detto le uova di quaglia perché comunque sono più piccoline e sono anche più graziose, insomma, da vedere su un piatto, però a volte non sono facili da reperire, quindi delle uova anche di gallina vanno benissimo. È ancora molto molto caldo, nonostante lo abbia raffreddato. Ecco, le uova hanno sempre questa pellicina che se in teoria la becchi, riesci a levare benissimo tutto il coccio. Ecco,
Ogni tanto funziona. Così. Perfetto. Voilà. Ecco qui il primo. Facciamo pure il secondo. Ecco, questo è stato molto più facile. Voilà, ok. Lo passo anche questo sotto l'acqua fredda. Abbiamo le due uova sode. Allora, per questo impiattamento avevo pensato di mettere qualche fogliolina carina sparsa qua e là di basilico. Quelle più piccoline. Sono tutte enormi, giganti, vabbè. Avevo beccata una. No, questa era a metà, eccola. Così. Ok. Ora, questo è il mio primo impiattamento. Mi dedico anche al secondo per metterci la feta. Questa è più, diciamo, effetto bowl, quindi è molto più casalingo, più spartano. Olio. Un altro pizzico di sale. E ora le uova, quindi prendo un coltello. Voilà. Ora o le lasciate intere, oppure potete tagliarle in quattro, metterle ai lati. Così. Perfetto. E poi glassa.
molto delicato. Eccola qui. Per quest'altra invece, l'uovo sodo. Vorrei provare a tagliarlo ancora più finemente, tipo così, e metterlo appoggiato Ok, così. Questa è un po' più minimal, ma rende anche così. Allora, queste sono le due mie versioni di questa insalata di fagiolini. Vi rileggo gli ingredienti per effettuare questa ricetta veloce e facile, ma ovviamente mai banale. Quindi insalata di fagiolini con fagiolini, patate novelle, feta, pomodori pachino, uova, basilico, olio extravergine d'oliva, sale e aceto balsamico in glassa. Allora, come sempre io poi devo assaggiare, quindi prendo una forchettina. E prendiamo un pezzettino di tutto, proprio mini, così. Bene, allora assaggiamo. È buonissima. Allora, eccola qui. Mi raccomando, come sempre, replicate le mie ricette e fatemi sapere se vi sono piaciute. Io vi mando un bacio e come sempre grazie e buon pranzo a tutti. Ciao!